Ancora in gravissime condizioni Freddy Rincon, ex calciatore colombiano che ha giocato nel Napoli a metà degli anni 90 ed è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale all'alba di lunedì ed è stato successivamente trasportato d'urgenza all'ospedale di Cali. Secondo quanto riferito dai media locali, la sua auto con a bordo altre 4 persone si è scontrata con un autobus di linea nelle vicinanze dello stadio cittadino Pascual Guerrero. A causa dell'impatto violentissimo sono rimaste ferite 5 persone, tra cui Freddy Rincon, che è quello che ha subito i danni peggiori e al momento sta lottando tra la vita e la morte.